ci dobbiamo ribellare. Sono molto contento di essere qui perché perché insomma fa parte lo spettacolo di un festival che è dedicato alla legalità e Frichino ci entra, almeno per quanto ci riguarda, insomma oggi proveremo anche a chiederlo al pubblico. E due, perché insomma andare in Sicilia è sempre un'occasione meravigliosa. Dicesi Frichino quando in una partita di calcio tra ragazzini il portiere prende la palla con le mani fuori dalla propria area, non si può fare un fallo, è una cosa che non si fa, e lui fa finta di niente, ma un ragazzino che gioca con lui vicino o lontano lo nota e gli urla Frichino. Ora, l'origine della parola Frichino pare che sia abbastanza incerta. Dovrebbe essere andata così, cioè gli americani quando risalirono la penisola nella seconda guerra mondiale arrivarono anche a Foggia, e quando arrivarono a Foggia cominciarono a giocare un po' con gli autoctoni del posto. Può essere che magari un foggiano avrà sgambettato un americano e facendo finta di niente è andato avanti l'azione, ma l'americano si è alzato e ha detto free kick, che vuol dire punizione in americano. Free kick, che ha detto? Free kick, che so, free kick, Frichino. Dovrebbe essere andata così. Per quanto riguarda Frichino, è uno spettacolo che parte dall'idea di parlare, la voglia, anche il desiderio di parlare della mafia foggiana, che è una mafia non troppo conosciuta, se non negli ultimi anni con qualche reportage anche del Fatto Quotidiano che ha messo un po' di luce su una delle mafie più brutali, più difficili da affrontare, anche perché è legata a una difficoltà sociale, lavorativa che il territorio ha. Ma il problema è che a Foggia la violenza è di casa, cioè non è vista come un estraneo in città. Prendiamo per esempio Giosuè Rizzi. Giosuè Rizzi è un feroce criminale foggiano. Zio Gio lo chiamano, anzi anche il Papa. Uno zio con tanti nipoti. Uno che a Foggia è meglio tenerselo amico perché in fondo è una brava persona. Adesso questa idea, questo desiderio, però non volevamo parlare a livello didascalico di questo argomento, ma farne una sorta di racconto narrativo. Ecco che dentro questa storia entrano a pieno titolo Zdenek Zeman, che è stato per noi non solo un allenatore di calcio che ha portato il Foggia in Serie A al massimo dei livelli, al massimo della conoscenza e della stima anche dei grandi, ma anche un profeta in qualche modo, e dall'altra parte Kurt Cobain, che è un mito generazionale della mia generazione. Io sono nato nel 76, che entra a pieno titolo in quel momento in cui Foggia sembrava arrivare al punto più alto, e poi da lì, dalla morte di Kurt Cobain, dalla fine della Serie A a Foggia, tutto è andato un po' allo scatafascio, come diciamo nel testo. Questo è fondamentalmente il nostro percorso. C'è un tale che si chiama Rocco Moretti, detto Upurk. Ora voi capite che con un soprannome così è difficile fare carriera, cioè non ti accettano in uno studio di architetti o da qualche... ma neanche al McDonald's, invece il Papa, Giosuè Rizzi, facile la vita così. Giosuè Rizzi, storto e dritto, come si dice da noi, farà 40 anni in prigione e 20 fuori. Morirà il 10 gennaio del 2012. Accanto al suo cadavere ci sarà una bottiglia di champagne. Una provocazione o... un segno di rispetto, forse tutti e due. Morirà così zio Joe, uno che ha messo a ferro e fuoco la città, quartieri come il Ceppi, il Candelaro, reclutando centinaia di giovani, e pare sia, all'epoca lo dicevano, coinvolto nell'omicidio Panunzio, l'imprenditore che è stato assassinato per aver denunciato il racket. Così dirà 5 anni dopo una sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari, che per la prima volta in tutta Italia dirà che a Foggia esiste una mafia brutale, pericolosa, armata e molto organizzata. Oh, ma state zitti! E chi sei, Roberto Saviano? Pensa al 1993 e fatti i cazzi tu. Ora, nel 1993 noi facciamo fatica a capire, anche se marciamo contro tutte le mafie, a quell'età, 17-18 anni, voglio dire, marci a prescindere, è un istinto, poi il motivo viene dopo, ma non per cattiveria, perché hai voglia di vivere, di protestare, ma marci contro le cose più importanti secondo te, tipo la deforestazione dell'Amazzonia, contro l'estinzione del panda. A presto e speriamo di vederci ancora una volta. Forza Foggia, ancora riempire il cielo per dire al mondo intero che ci siamo noi, più forti ancora, rosso e neri sul campo e nella vita.
tutte con la Z, cioè, con la testa. 2, 3, 4, 5, 10.